nella lotta all'esclusione sociale, nella costruzione di una comunità consapevole, c'è ovviamente quello della formazione delle informazioni. Farlo a titolo gratuito è un fatto assolutamente positivo, ha ragione Anna nel dire che questo è un aspetto che si sottolinea e si deve sottolineare, anche perché di fronte ad una giusta, necessaria richiesta di miglioramento delle performance, così si dice, no Giuliano, le performance della pubblica amministrazione, della riduzione degli sprechi, della sobrietà nella politica e nella gestione della pubblica amministrazione, tutte cose che ce le dobbiamo ripetere, anche se penso che non siamo tutti uguali, onestamente, perché ci sono comportamenti diversi. In questo caso tutte le responsabilità sono individuali rispetto a comportamenti e a modo di governo e a modelli di governo, ovviamente se è importante il ruolo dei partiti, delle organizzazioni sindacali, però dimostrare i risultati positivi di un pezzo di spesa pubblica, perché in fondo sono gratuiti ai partecipanti, ma non è che stanno dentro alla fiscalità generale, così li possiamo chiamare, c'è un pezzo di spesa pubblica. E quando c'è un pezzo di spesa pubblica che funziona bene, e ce n'è di spesa pubblica che funziona bene, la dobbiamo enfatizzare, difendere e ovviamente migliorare, perché bisogna sederci sugli allori. Anzi, in un momento come questo, nel quale c'è necessità di ridurre, di riformare, dobbiamo avere anche quel coraggio, lo dico agli amministratori, ma anche ai soggetti del privato che lavorano con la pubblica amministrazione, dobbiamo avere quel coraggio di innovare, di riformare, di dire in quel caso abbiamo sbagliato, nell'altro abbiamo fatto bene, possiamo migliorare. Questo è lo spirito con il quale siamo chiamati a governare, stiamo svolgendo la nostra funzione. Per questo che vi ringrazio, la presenza qui magari è qualcosa in più della lezione. Ho detto a Lorena, ma perché dovrebbero venire a ritirare la testa? In fondo il corso l'hanno fatto, è andato bene, è andato male, però è una dimostrazione, penso, anche da parte vostra di partecipazione convinta, e se riusciamo, ma l'avrete fatto con i singoli insegnanti o con i tutor, insomma con formazione direttamente, anche a raccogliere indicazioni, suggerimenti, proposte, perché questo penso che possa essere un fatto positivo. Non ci aspettano momenti semplici nel governo della cosa pubblica, perché abbiamo l'obbligo di ridurre molto le spese, e questo fa male. Io ho l'onore e l'onere di far parte dell'ufficio di presidenza, ma dell'organismo nazionale dell'associazione dei comuni, e quando tutto un tratto in Italia all'inizio dell'estate di quest'anno è esplosa la crisi, noi abbiamo cominciato a discutere dentro l'associazione, c'era un clima molto teso, e all'inizio per qualche minuto mi ha colpito il fatto che i comuni più tesi, più combattivi erano i comuni del nord e del centro-nord contro i tagli agli enti locali. Una prima manifestazione erano fatti i comuni della Lombardia, poi il Veneto, poi la Toscana, abbiamo fatto anche noi qualcosa, è ovvio che la eco che hanno i comuni dell'Umbria è minore rispetto a quando protestano i comuni lombardi, no? Ma perché? Perché in un pezzo d'Italia importante, purtroppo, perché sarebbe ovviamente necessario, utile e importante che questo accadesse in tutta Italia, c'è un sistema di servizi, sicuramente da migliorare, però gli asili, le scuole, i progetti di formazione, insomma, una spesa pubblica che esiste, che è da migliorare, ma c'è. Quelli erano i comuni più preoccupati del taglio, perché evidentemente laddove i servizi non ce li hai attivati, c'è una pubblica amministrazione che non si vede, non è riconoscibile, non ti ci puoi neanche confrontare per uno scontro dialettico, voglio dire, è evidente che il problema della riduzione dei costi gli si pone meno che a un comune come il nostro che ha 17 asili, bla bla bla, sai, non voglio farne l'elenco, o la provincia che ho visto che anche qualche tempo fa gli hanno detto, lanciato un campanello d'allarme sul tema della formazione. Probabilmente anche lì dobbiamo rivedere, migliorare,
maggiore finalizzata di più al lavoro, all'inserimento occupazionale, aggiornarla ai tempi moderni, tutto quello che volete, però se tu mi togli le risorse, tutte queste discussioni di miglioramento non le puoi fare. Beh, io non la voglio far più lunga, ho sentito che Anna ci ha giustamente detto di essere brevi, ma mi premeva esprimere qualche concetto nel dare il saluto e anche la convinzione di ripresentare il bando competitivo sul piano qualitativo. Noi vogliamo essere giudicati, Anna, lo dico a te, ai tuoi soci, collaboratori, vogliamo essere giudicati sulla qualità dell'intervento che proponiamo, sui risultati, sull'apprezzamento, sulla valutazione che gli stessi utenti, cittadini delle nostre attività, dei nostri servizi danno. Non vogliamo nessun canale privilegiato, ovviamente questo l'unica cosa che chiediamo è che tutto vale per noi come vale per tutto il resto del mondo. Ma veramente grazie ancora alla provincia di Perugia, all'assessore Granocchia, alla formazione, a tutti coloro che hanno collaborato al progetto e anche a tutti coloro che hanno partecipato, che dimostrano una città ricettiva, una città attiva, una città con un senso critico, anche troppo qualche volta, ma aiuta come è Perugia. Grazie.